anno di mercato invernale. Il Napoli, vi abbiamo raccontato nelle ore scorse i tentativi per Jérémy, Tudalan, ci sono anche altri retroscena su Hiller, le sei squadre tra Germania, Turchia ed Inghilterra che hanno provato a prendere lo svizzero, nonché l'ultimo retroscena nella trattativa per Manolo Gabbiadini. Il Napoli ha chiesto informazioni anche per Pedro Biang, però tutto comunque connesso alla cessione di Kokan Hiller che non si è attuata, quindi non se ne è fatto niente. Comunque con noi c'è un ospite, conoscono il sportivo del Taranto. Grazie a voi. Allora, Francesco, che area tira? Primo giorno di mercato, tante concrete, forse un po' meno di quanto ci si aspettasse. Ma sicuramente il mercato di gennaio è un mercato particolare, si lavora tanto sugli scambi, che in maniera pesante, e quando si fanno anche dei sacrifici economici è giusto anche prenderne atto, quindi sicuramente una di queste due società. Per quanto riguarda invece il tuo Taranto, terzo in classifica, ultime mosse in queste ultime ore? Ma noi l'intenzione nostra è quella di poter portare ancora ad indossare la nostra maglia qualche giovane interessante, visto che noi dai professionisti possiamo prendere solo dei giovani di serie, e poi magari cercare di alleggerire quella che è la nostra rosa, che con il cambio di allenatore chiaramente subisce qualche cambio, e niente, speriamo di riuscirci. In bocca al lupo a Francesco Montervino, che ringraziamo per il suo intervento.